L'Italia è il principale partner commerciale della Libia a partire dalla Lombardia, con cui in un anno l'interscambio è cresciuto del 41,4%, pari a 500 milioni di euro nell'ultimo semestre. L'incremento maggiore si registra per le province di Mantova e Como. Dati diffusi in occasione del Business Forum Italia-Libia, preceduto da un altro incontro su imprese lombarde e mercati globali, che ha confermato la vocazione internazionale della regione. In Lombardia, infatti, un'azienda su due esporta i propri prodotti, soprattutto verso paesi extraeuropei, ben il 60% rispetto al 40% verso il vecchio continente. Qual è la nuova frontiera per le imprese lombarde dal punto di vista settoriale e anche dei paesi rispetto al mondo globale? Beh, diciamo, noi abbiamo la fortuna a Milano e in Lombardia di non avere una sola specializzazione produttiva, certamente però nel campo dell'ingegneria, della meccanica, della farmaceutica e chimica siamo ritornati ad avere posizioni di eccellenza, quindi come dico spesso le caratteristiche del nostro sistema produttivo sono assolutamente ideali per andare su nuovi mercati o su mercati già tradizionali ma come dire mossi da nuovi fermenti economici e sociali come quello della Libia. E lei ha anche sottolineato l'esistenza di consorzi delle camere di commercio. Che frutti hanno portato sinora? Beh, devo dire che hanno dato i frutti che ciascuno delle camere di commercio riesce a utilizzare le eccellenze del collega. Quindi di fatto è a fattore comune sta il desiderio di lavorare insieme. Non esiste competitività perché ciascuno opera sul proprio territorio di competenza e quando da tutti gli altri una certa iniziativa viene considerata ottima, a questo punto quella stessa iniziativa viene adottata da tutte le camere di commercio perché la valutano positivamente per il sistema. Un nemico da combattere è la delocalizzazione. Beh, certo, perché voi comprendete che noi facciamo tutto questo per avere un'internazionalizzazione a saldo positivo per il nostro paese. Nel momento in cui noi andiamo a aprire una nuova impresa in un altro territorio che non è il nostro e chiudiamo sul nostro, beh, è chiaro che il saldo è certamente negativo e non positivo per il nostro paese. L'estensione di Basilea 3 aiuterebbe le imprese? Beh, Basilea 3 è un problema che abbiamo più volte segnalato perché già viviamo in problemi in situazione di difficoltà di credito, è chiaro che va fatta una riflessione perché le regole siano gestite sempre con rigore ma senza rigidità.